E poi pensi a certe persone e capisci che non puoi stare senza di loro. Perché alla fine è così che nascono le migliori amicizie, per caso. Ti avvicini ad una persona, per un motivo o per un altro, per le passioni in comune, per la simpatia iniziale. Le amicizie vere sono difficili da ottenere, ma ci pensa da quella distanza. Quando conosci una persona attraverso uno schermo, su un social network, sembra tutto normale. Un normale pomeriggio, nel quale passi quelle poche ore su Facebook a chattare o in TS. Ma poi, col tempo, le ore iniziano ad aumentare, comincia a crearsi una strana sensazione in te. Senti come un'euforia che ti travolge. Quello è il primo segnale, ti stai affezionando. Probabilmente non ci avevi mai nemmeno pensato di riuscire a legarti ad una persona attraverso uno schermo, ma è appena successo. Sì, la distanza è una fregatura, una delle più grandi probabilmente. Avresti voglia di guardare quella persona negli occhi, toccarla, abbracciarla, baciarla, accarezzarla, fare in poche parole tutto ciò che fanno gli amici normalmente, condividere esperienze. Ma tu non puoi, perché dei chilometri ti separano da lui, da lei, da quella persona. Ma non si parlano di quei 3 chilometri che ti puoi fare con i mezzi o in bicicletta. Ma parliamo di distanze molto più grandi, perché le persone a cui tieni non abitano nella tua città. Prendiamo a riferimento molte città diverse e lontane tra loro, come Milano, Padova, Trento, Roma, Napoli, Cagliari. Autostrade, mare, ore di viaggio ti separano fisicamente da loro. E dico fisicamente, perché è questo il segreto delle relazioni e dell'amicizia a distanza. Effettivamente sì, si è lontani, perché non si può uscire fisicamente con quelle persone. Internet probabilmente è l'invenzione più utile degli ultimi anni, perché è così che le amicizie a distanza nascono, frequentando i social. Io non sono nessuno per giudicare positiva o negativa l'influenza dei social sulla vita dei giovani, ma so quello che sento, so quello che provo dentro di me. So che provo dell'affetto vero per queste persone. So che provo dell'affetto vero verso queste persone. So che non sono tutte emozioni vaghe. Come lo so? Semplice. Perché in quelle poche volte che ci vediamo, le emozioni sono 1000 volte più amplificate. Passare con loro quelle giornate, quelle poche ore, significa tutto. Davvero tutto. Ma l'emozione più grande è quando le incontri per la prima volta. Hai sempre sognato di poterla abbracciare, di poterle dire in faccia qualsiasi cosa, vedere la sua bellezza con i tuoi occhi, faccia a faccia, e non attraverso una foto o uno schermo. Posso affermare che abbracciare una persona dopo che non la vedi da molto tempo è una delle sensazioni più belle della terra. Certamente è più il tempo che sarete lontani che quello che sarete insieme, me ne rendo conto. Ma io sono dell'idea che certe cose non le puoi capire finché non le provi sulla tua pelle. In realtà, non puoi mai sapere chi si trova dietro quello schermo, dietro quelle parole, dietro quella voce. Potresti crearti false aspettative e incontrare dal vivo qualcuno che pensavi di conoscere. Ma se le emozioni sono forti e si tiene veramente a quella persona, nemmeno la distanza può suggerire un rapporto di questo tipo.